Bentornati su Tell Me a Story. In questo video, grazie alle immagini tratte da Assassin's Creed Unity, approfondiremo gli avvenimenti che sconvolsero l'Europa il 14 luglio 1789, giorno in cui ha avuto luogo a Parigi la presa della Bastiglia. Durante il regno di Luigi XVI, iniziato nel 1774, la Francia dovette affrontare una grave crisi finanziaria causata dalle alte spese dell'intervento nella guerra d'indipendenza degli Stati Uniti, dallo spreco di denaro della corte reale e da un sistema fiscale ineguale che tassava solo la gente comune e la borghesia, anche detta terzo stato. Il banchiere svizzero Jacques Necker tentò di evitare la bancarotta, ricorrendo ad una politica basata sul prestito pubblico, ma durò poco nella sua carica. Subito dopo aver diffuso il bilancio dello Stato, venne licenziato dalla nobiltà di corte, della quale si evincevano gli scandalosi sprechi. Al suo posto venne insediato l'arcivescovo de Brienne, che però, al pari del suo predecessore, propose la tassazione dei ceti privilegiati senza ottenere nulla, in quanto gli interessati sostenevano che non lui, ma solo gli Stati Generali, ovvero l'Assemblea Generale dei rappresentanti della nobiltà, del clero e del Terzo Stato, avrebbero avuto il potere di approvare nuove imposte. Il governo aderì alla richiesta e l'assemblea si riunì il 5 maggio 1789 a Versailles. In precedenza si usava votare per stati ed in tal modo i due voti della nobiltà, cioè primo stato, e del clero, secondo stato, avrebbero potuto facilmente aver ragione dell'unico voto spettante al terzo stato. Ma il governo si vide costretto a raddoppiare il numero dei rappresentanti della borghesia, che in questo modo pareggiarono il numero dei rappresentanti degli altri due stati messi insieme. Inaspettatamente, prima di iniziare, si pose quindi la questione di valutare il sistema di votazione da adottare, proponendo la votazione per testa. Nobiltà e clero si opposero e, trovata chiusa la sala delle riunioni, i deputati del terzo stato occuparono un altro salone, generalmente utilizzato per il gioco della pallacorda, ed in questo ambiente si costituirono in assemblea nazionale. Essi si ostinarono a non sgomberare la sala neppure quando, ad intimarlo, con la minaccia dell'uso della forza, fu un rappresentante del re. Di fronte a tale risolutezza, Luigi XVI cedette, soprattutto perché non era certo di poter contare sull'appoggio unitario dei membri della nobiltà e del clero. Infatti, una parte dei rappresentanti di questi due ordini fece causa comune con la borghesia, raggiungendoli nella sala della pallacorda, dando la supremazia al terzo stato. Il 7 luglio il re ordinò quindi ai rappresentanti del clero e della nobiltà di riunirsi al terzo stato. Tale assemblea, così ricomposta, prese il nome di Assemblea Nazionale Costituente ed ebbe il compito di redigere una costituzione per la Francia. L'arrendevolezza della corte mirava in realtà a prendere tempo e raccogliere un numero sufficiente di truppe necessarie a disperdere il terzo stato. Difatti, nei giorni che seguirono, forti contingenti di mercenari tedeschi e svizzeri affluirono attorno a Parigi, ma queste manovre non sfuggirono alla popolazione, che si preparò alla rivolta. Le prime sommosse scoppiarono domenica 12 luglio 1789, quando il popolo venne a sapere del nuovo licenziamento del ministro Necker, che Luigi XVI era stato costretto a richiamare nei mesi precedenti.
venne organizzata una grande manifestazione di protesta, durante la quale furono portate delle statue raffiguranti i busti di Necker e del duca d'Orléans, anch'egli favorevole alle rivolte. Alcuni soldati tedeschi dell'esercito di Luigi XVI, considerati più obbedienti rispetto alle truppe francesi, ricevettero l'ordine di caricare la folla, provocando diversi feriti e distruggendo le statue. Il dissenso dei cittadini aumentò a dismisura e l'Assemblea Nazionale Costituente avvertì il re del pericolo che avrebbe corso la Francia se le truppe non fossero state allontanate. Ma Luigi XVI rispose che non avrebbe cambiato le sue disposizioni. 13 luglio. La mattina del 13 luglio, 40 dei 50 ingressi che permettevano di entrare a Parigi vennero dati alle fiamme dalla popolazione in rivolta. I reggimenti della Guardia francese formarono un presidio permanente attorno alla capitale, sebbene molti di questi soldati fossero vicini alla causa popolare. I cittadini cominciarono a protestare violentemente contro il governo affinché riducesse il prezzo del pane e dei cereali e saccheggiarono molti luoghi sospettati di essere magazzini per le provviste di cibo. La mattina di martedì 14 luglio gli insorti attaccarono l'hotel de Saint-Valdes con l'obiettivo di procurarsi le armi, impossessandosi così di circa 28.000 fucili e qualche cannone. Ma non trovarono la polvere da sparo, pertanto decisero di assaltare la prigione fortezza della Bastiglia, vista dal popolo anche come un simbolo del potere monarchico. Gli elevati costi di mantenimento di una fortezza medievale così imponente, adibita a una funzione limitata come quella di carcere, portò alla decisione di chiuderne i battenti e probabilmente fu per questo motivo che il 14 luglio gli alloggi della prigione erano praticamente vuoti. La guarnigione stessa della fortezza era invece composta da 82 invalidi, cioè soldati veterani non più idonei a servire in combattimento, ai quali il 7 luglio si erano aggiunte 32 guardie svizzere. Il governatore della prigione era il marchese de Lunay. Visto il presidio circondato, pur avendo la forza per respingere l'attacco, il marchese tentò di parlamentare con 3 rappresentanti dei rivoltosi, arrivando all'accordo di far allontanare gli attaccanti dalle mura. Tuttavia de Lunay non aveva alcuna intenzione di fornire alla folla la polvere da sparo e le cartucce conservate nelle cantine, tantomeno consentirne l'occupazione della Bastiglia da parte della milizia borghese, ribadendo con fermezza che avrebbe aperto il fuoco se attaccato. La folla scatenata, esposta, tirò colpi di fucile per 4 ore in direzione delle mura, senza però far alcun danno alle torri e subendo quasi 100 morti e più di 60 feriti, contro un morto e 3 feriti tra i difensori, che ben protetti sparavano da scappatoie e merli. Fin dall'inizio delle fallite trattative, il governatore stava prendendo tempo, attendendo i rinforzi che però non sarebbero mai arrivati. A favore degli assedianti arrivarono invece un gruppo di 61 guardie francesi disertori che si trascinavano dietro 6 cannoni presi dalla loro caserma. Cambiarono le sorti dello scontro puntando l'artiglieria contro le porte e i ponti levatoi. Mentre la stessa guarnigione iniziò a supplicarlo di arrendersi, essendo senza fonte di acqua e avendo solo forniture alimentari limitate, il governatore non si scompose. Piuttosto che arrendersi, de Lunay corse nel suo ufficio e scrisse un biglietto dicendo che avrebbe acceso i 20.000 kg di polvere da sparo all'interno della fortezza, facendo esplodere se stesso e tutti gli altri, se l'assedio non fosse stato revocato e se la folla non si fosse ritirata. Fuori, la folla respinse le richieste, urlando di abbassare il ponte levatoio. Decise quindi di perire piuttosto che sottomettersi e si recò nei sotterranei della Torre Liberté con la torcia accesa
per dare fuoco a 250 barili di polvere da sparo, seppellendo così sotto le sue rovine assediati e difensori. Ma due invalidi, i sottufficiali Ferrat e Bigard, lo fermarono proprio mentre, tremando violentemente, stava per farlo. Il governatore li supplicò allora, almeno, che difendessero le torri, ma essi dichiararono che non avrebbero più combattuto contro i loro concittadini, imponendo una capitolazione. Intanto sulle mura il caporale Guillard e il soldato Perreux, spaventati che il popolo intransigente stesse per usare i cannoni, aprirono da soli la porta ed abbassarono il grande ponte levatoio. Gli insorti riuscirono così a occupare la prigione fortezza. Le guardie trovate morte vennero decapitate e le loro teste furono infilzate su pali appuntiti e portate attraverso tutta la città. Il resto della guarnigione fu fatta prigioniera e condotta al municipio, ad eccezione di Lunè, che lungo la strada fu preso dalla folla e linciato. Uno degli insorti lo decapitò e infilzò la testa su una picca. Conseguenze. L'evento ebbe una forte risonanza in tutta Europa, non tanto per l'importanza, ma per il suo valore simbolico, che resta tuttora una pietra miliare nella storia delle rivoluzioni. Inizialmente a corte, la presa della Bastiglia non ebbe affatto il risvolto simbolico che oggi le si attribuisce universalmente, ma fu considerata alla stregua di uno dei tanti tumulti allora frequenti a Parigi. Lo stesso Luigi XVI, rientrato a palazzo da una battuta di caccia, scrisse nel suo diario che quel giorno non era accaduto nulla di rilevante o che meritasse di essere ricordato. Inoltre, terminati gli scontri e con la Bastiglia ancora in fumo, soltanto la sera del 14 luglio il re venne a conoscenza dei tumulti e della presa della fortezza da un suo servitore. Il re gli chiese: «È una ribellione?» E il servitore rispose: «No, sire, una rivoluzione». Sebbene la rivoluzione francese durerà ancora parecchi anni, anni di terrore e morte, il racconto della presa della Bastiglia è giunto al termine. Avete visto le immagini di Assassin's Creed Unity, videogioco Ubisoft ambientato proprio in una splendida riproduzione della Parigi di fine 1700, che ci permette di vestire i panni di Arnaud Victor Doréat e di incontrare figure storiche come Re Luigi XVI, Robespierre, De Sade e Napoleone Bonaparte. Non può mancare un'intera missione ambientata proprio durante la fatidica presa della Bastiglia, da cui il nostro personaggio deve fuggire durante l'assalto del popolo insorto. Grazie di averci seguito fin qui, ci vediamo al prossimo video.